nel mirino della settimana la nostra rubrica che ormai c'è da un po' e che ci permette di andare a vedere quali sono i titoli che possono essere interessanti e che inseriamo direttamente nella nostra watchlist. Ecco qui ZIM Integrated Shipping Services, comunemente nota appunto come ZIM, è una compagnia di spedizioni internazionali di merci israeliane. Quotata in borsa a Wall Street, vero Confermo, sì, al Enrico? NICE. Come? Al NICE, sì, Al confermo. NYSE, perfetto, è uno dei primi 20 vettori globali. La sede dell'azienda è in Israele, è nata nel 1945 ed è appunto quotata alla borsa di New York dal 2021. Perché questo titolo, Enrico? Un titolo che in questo caso devo dire per ragioni prettamente di analisi tecnica. Nel senso che è un titolo, innanzitutto non è un titolo un colosso, ma è appunto fra i primi vettori a livello globale ed è presente sul mercato da oltre 70 anni, quindi non parliamo di una penny stock o di un titolino, okay? Non è un titolo sottile. Ed è un titolo che ha avuto una lunghissima fase di downtrend e sembra, possiamo secondo me, già non so se d'accordo, vedere il primo grafico, il daily, e Certo. sembra aver offerto proprio una situazione di analisi tecnica che chiama il long, ossia si era formato dopo un bottom, dopo un minimo importante, una serie di minimi crescenti, quindi si era formato quello che in analisi tecnica si chiama triangolo rialzista. Il triangolo rialzista poi è stato rotto al rialzo, io ho evidenziato la barra di volumi che conferma che la rottura al rialzo è avvenuta su un grosso quantitativo di acquisto di pezzi e quindi sembrerebbe che il trend si sia invertito. Adesso da alcune sessioni stiamo vivendo la validazione di quel triangolo rialzista, ossia la parte alta del triangolo per resistenza deve essere magari non millimetricamente, ma il prezzo deve riavvicinarsi per validarla, cioè per testimoniare che adesso è un supporto buono e importante. Ed è altrettanto importante vedere come nelle sessioni successive a quelle della rottura abbiamo non candele chiaramente ribassiste tali da far presupporre una nuova discesa, ma abbiamo anche dei volumi bassi, ossia erano volumi alti quando si comprava e adesso in fase di discesa ci sono volumi bassi, quindi probabilmente i big hanno comprato e il retail, il piccolo Enrico Gioia magari rivende. E nel time frame weekly questa situazione è veramente molto molto chiara. Se passiamo Lo al vediamo, secondo grafico. esatto, adesso vediamo nell'altro grafico appunto weekly, allora eccolo qui Enrico, situazione che si vede in modo chiaro, la mostriamo subito, prego. Ecco, sì, nel weekly dove ho lasciato appunto la formazione del triangolo, vediamo chiaramente la candela verde rialzista che dovrebbe essere quella di inversione del trend con volumi importanti. E poi le due candele successive invece con volumi veramente molto bassi, quindi sono stati tanti quelli che hanno comprato e probabilmente c'è qualcosa sotto e sono pochi quelli che stanno vendendo, per cui è un ritraccio ottimale se dovesse proseguire ancora una o due sessioni, secondo me poi ci sta di trovare ingresso anche di medio periodo su ZIM. Ok, titolo nel mirino ZIM della settimana va nella nostra watchlist.